Buongiorno a tutti, sono Monica Sirelli di Effetti Azione e oggi parleremo dell'indebitamento. Per indebitamento intendiamo una sovraesposizione economica che facciamo fatica a sostenere e che non ha come contropartita un investimento importante, che sia aziendale per l'acquisto di beni strumentali o che sia personale, quindi l'acquisto di un'auto, l'acquisto di una casa. Cioè indebitamento intendiamo anche una predisposizione a sperperare il denaro o a trovarsi con il budget del mese terminato, quando ovviamente parliamo di budget normali o magari anche meglio del normale, borghesi, oppure quando parliamo di situazioni in cui abbiamo una sovraesposizione rispetto alle banche anche a livello aziendale. E anche se per il comparto aziendale, come sapete, vi mando sempre ad azienda che cresce, che comunque ci sono un sacco di video dedicati proprio a questo aspetto economico. E quindi oggi parliamo proprio di questo aspetto. Allora, cosa accade? Perché noi ci siamo indebitati? Quali sono le dinamiche dentro di noi che ci spingono a spendere così tanto denaro? In realtà ci sono molti sabotaggi legati al denaro, legati alle credenze, legati al passato, legati al fatto che crediamo a volte di non meritare il denaro o a volte sentiamo colpa ad avere denaro rispetto agli altri, a superare magari a volte anche i nostri antenati, i nostri genitori, sentiamo di non appartenere. Nella cultura italiana avere denaro comunque significa essere un po' invidiati, significa comunque non essere magari le brave persone a cui tutti vogliono bene, come quando tutto ti va un po' male sei un po' miserabile. Ecco, diciamo che ci sono una serie di condizionamenti culturali che in qualche modo hanno limitato per noi il denaro, anche un po' bisogna dire la nostra cultura parecchio patricentrica, dove ovviamente per fare denaro a volte bisogna essere un po' egoisti, un po' rudi, un po' competitivi, un po' anche a volte, diciamo, sempre troppo sul pezzo, cioè diventa una cosa veramente pesante. E quindi a volte l'avere denaro è un po' un meccanismo di cui noi vogliamo liberarci. Avere denaro, comunque certe quantità, che chiaramente ha i lati positivi del poterseli godere, ha anche una grande responsabilità nei confronti della vita. Già abbiamo fatto un video sulla questione di Mer, del denaro, eccetera, su come il denaro vada in qualche modo preso anche come responsabilità, non solo come piacere, come godimento, responsabilità nei confronti degli altri, della vita. E quindi in noi si crea uno schema dove noi sperperiamo tutto il denaro, sperperiamo anche più del denaro che abbiamo. E quindi abbiamo questo meccanismo che in questo video possiamo cominciare ad accennare in modo anche importante a lavorarci. Anche se il mio consiglio in questo caso è sicuramente un lavoro individuale. Perché? Perché l'indebitamento ha qualcosa veramente di fortemente autosabotante. Quindi c'è bisogno di guardarlo proprio dall'interno, di poterlo sviscerare, poter capire veramente qual è l'origine per poterlo risolvere per sempre. Però in questo video noi già cominceremo un bellissimo capitolo dove appunto ci lavoriamo, ci mettiamo e vediamo cosa si può muovere, cosa succede. Quindi partiamo subito dal punto karate, anche se in me c'è una predisposizione all'indebitamento. Io mi amo e mi accetto completamente, profondamente. Fai un bel respiro. Forse nella mia famiglia, anche i miei antenati, anche i miei genitori, anche altri componenti della mia famiglia, hanno questo schema di indebitamento, questo schema di dovere il denaro agli altri, di non avere abbastanza denaro per me, per vivere agiatamente. E per gestire, per avere dei risparmi e per essere libero finanziariamente. Sopra la testa questo indebitamento. Fai un bel respiro. Centro dell'occhio, l'indebitamento. Mio e della mia famiglia. Lato dell'occhio. Lascio andare ogni attaccamento emotivo a questo schema di indebitamento. Sotto l'occhio questo bisogno di indebitarmi, questo meccanismo automatico che fa sì che debba soldi agli altri. Sotto il naso, che anche i soldi che arrivano non sono i miei, hanno già un altro padrone. Hanno già un altro amministratore. Sotto la bocca,
non sono soldi miei. Ed emotivamente quest'ansia, questa paura di non farcela, questa paura di non riuscire a gestire il denaro, ad avere denaro, che sarà sempre così. Cravicola, e osservate nel vostro corpo dove si manifesta questa sensazione di mancanza di denaro, di mancanza di respiro, di mancanza di risorsa, di mancanza di nutrimento. Questa mancanza, ma anche questo obbligo. Quindi ripetiamolo, questa sensazione di mancanza e obbligo ancorata nel mio corpo. Punto del timo, questa paura profonda di non farcela, questo sentirmi preso per il collo, fate un bel respiro, e osservate come la tensione all'interno del corpo si stia un po' allentando, questa tensione da tantissimi anni. Sotto l'ascella, e voglio lasciare andare l'aspetto emotivo dell'indebitamento per poi trovare soluzioni di copertura di tutti i debiti, ma anche di arricchimento, dove il denaro diventa una risorsa che sta con me e io sto con lui, insieme, energeticamente insieme, senza compromessi, senza accordi. Sotto il seno, questo accordo sul denaro e recupero tutta la mia energia vitale rimasta congelata in questo indebitamento e la riconduco al giusto posto in me. Questo spendere più di quanto incasso, questo aver speso più di quanto incassavo. Tabacchiera, situazioni della vita, ma anche responsabilità mia, mie scelte. E qui non voglio sentire colpa, ma voglio sentire la consapevolezza che mi aiuta al passaggio. Capite la differenza? La colpa non è un sentimento senza senso, tanto indietro non si può tornare, ma deve diventare un insegnamento, perché tutti questi debiti siano il mio insegnamento per un presente e un futuro migliore. Gamut, il mio obiettivo è quello di diventare consapevole, è quello di pagare tutti i debiti, è quello di vivere nell'abbondanza, è quello di creare riserve economiche, è quello di gestire molto bene il denaro per il mio bene e il massimo bene degli altri. Punto delle dita, sono pronto per un vero cambiamento. Un bel respiro. E cominciamo proprio a inserire nel vostro sistema questa modalità sull'abbondanza, sulla prosperità. Potete fare anche gli altri miei video tematici sul denaro, sia quelli professionali sia quelli personali, ok? E potete naturalmente anche fare quello del mantra di Metatron, che è molto efficace. Quindi vi auguro una buona pratica e la trasformazione della vostra vita. C'è abbondanza veramente per tutti, andiamo a prendercela, godiamocela, condividiamola. Permettiamocela, è venuto il momento. Se sei qui, è anche il tuo momento per farlo. Grazie.